E allora buon sabato, ben ricollegati dal campo San Rocco, Centro Sportivo San Rocco, la Silver League. Oggi chiude i battenti per Roma e Asmatici che affrontano la loro settima partita in stagione. Siamo alla settimana numero 7, domani ci sarà un altro match di Silver. Oggi ce n'è solo uno, quello tra Roma e Asmatici, due saranno rinviati alla prossima settimana. Proprio perché la star è ancora arretrata con le partite, siamo ancora a 5, mentre qui siamo a 7 ovviamente per gli impegni del Napoli la domenica sera. E allora, in una Silver dove Galatasaray e Mastacchioni dopo 5 partite sono a 13 punti e giocheranno lo scontro diretto proprio la settimana prossima, gli Asmatici hanno 3 punti e affrontano la Roma, che vengono da un periodaccio dopo la prima vittoria, ne hanno pareggiate 4 salendo a 7 punti e l'ultima volta hanno anche perso. Sono al sesto posto, per rientrare ai preliminari di Champions devono arrivare almeno al quarto posto, quindi bisogna vincere oggi sperando poi nella sconfitta dell'Aston Villa che ha 9 punti. Gli Asmatici invece non hanno più nulla da chiedere a questo campionato, attendono solamente la Coppa di Silver e poi l'Europa League. Le squadre, qua Fattori stava anche segnando. Le squadre Asmatici, come sempre ci sono, c'è qualche Mastacchione a dare una mano, c'è De Angeletti tra i pali. Difesa con Scarlatella, Esposito e vediamo un po' Marmo. Sì, no, Marmo dove gioca? Andiamo a vedere un po'. Ragazzi, è una difesa a 3 o a 4? A 2. A 2, poi Scarlatella ed Esposito. Quindi no, c'è anche Del Gaudio che fa il terzo a destra, Marmo davanti alla difesa. Qua! Realizza Bocchetti, l'1-0. Penso sia un bellissimo gol, anche se non è che l'ho visto, l'ho ripreso ma non l'ho visto. Però vantaggio per la Roma, ha segnato Bocchetti, ha fatto un bellissimo gol, l'ho appena visto, non pensavo che tirasse da lì. Comunque sorpreso di Angeletti che era leggermente fuori dai pali. Qua Aurino va a rinvio, stavamo parlando della formazione, gioca Marmo, gioca Fordham a centrocampo con Di Gaudio terzo a destra, centrocampo che praticamente a due perché poi si gioca con due punti, due punte, Fattore più Marzano, Pinzi. A disposizione ci sono Russo e Buglione con mister Ferrara. Sì, era fuori le palle. La Roma si affida ad Aurino al posto di Altieri, difesa con Variale Maranta e Variale Senior. Qui sbaglia De Angeletti, centrocampo con Stanzione, Bocchetti e Carbone alle spalle di Muscariello. Non c'è nessuno a disposizione per la Roma che è già in vantaggio e vuole vincere il suo secondo match in questa stagione. Fattori. Sterza non passa. Poi Aurino. Gioca il pallone avanti, direzione Carbone. Palla per Bocchetti che allarga Stanzione. C'è Muscariello nell'area di rigore. Prova a cercarlo Stanzione, riesce a resistere. Subisce anche un calcio. Poi Fordham che arriva dal nulla e va per ripossessarsi il pallone. Del Gaudio dentro, Fattori ancora a cercare Marmo, esce Varriale. Carbone va a servire nuovamente Varriale. Porta vuota, De Angeletti sbaglia l'uscita, 2-0 Roma, attenzione, colpo di scena. E allora è già in salita la partita degli Asmatici col 2-0 subito. Salta Varriale. Fordham. Allora sono usciti Marzano e... No, Russo è ancora fuori. È entrato Buglione, Marmo. Si sposta a destra con l'ingresso di Buglione a centrocampo. Bocchetti, Carbone lascia scorrere, sta arrivando Del Gaudio col tacco. Poi Scarlatella gioca avanti, arriva Maranta dal nulla. Esce bene, supera la metà campo, è in verticale, Marmo rinvia. Scende Varriale. Palla di là, cercare qualcuno, trova però il rinvio di Del Gaudio. Salta al contrario, fratello Varriale. Rimessa Asmatici. Marmo bestemmia, Buglione gioca a Del Gaudio. Ancora Buglione, Del Gaudio, controlla, sombrero, Del Gaudio, ancora, forse fallo è così. Buglione. Tiro cross, poi Fattori, 2-1, la riapre Fattori, stasera con la maglia di Rodrigo De Poli.
E allora si ritorna con il risultato di 2-1, accorcia le distanze Michele Fattori, partita che già promette tanti gol. Rimessa affidata alle mani di Varriale, il rinvio un po' sbilenco di Russo, anzi no, di Esposito. E allora Bocchetti con le mani, salta! Scarlatella. Puglione, gioca avanti, c'è Marmo. Varriale mette fuori. Rimessa affidata alle manine di Marmo. Ancora Marmo. Non trova nessuno, Maranta. Spazza via. Con le mani Scarlatella, anzi Del Gaudio. Dentro, palla che passa. Ci arriva Orino. Tornate subito. Subito a Bocchetti. Spinge lui. Punta Marmo ancora, Bocchetti. Qui sta una rimessa laterale. In area c'è Carbone più Muscarello. Rinvia Fordham. Concede l'angolo. Bocchetti il cross. Muscarello, poi Marmo, la rimescola ancora di Angioletti. E poi Marmo, la palla che non riesce a essere rinviata avanti. Varriale salta, mette ancora avanti Del Gaudio. Ripartenza Asmatici. Parte un lancio verso Buglione. Esce Aurino, male. Poi la riconquista. Mani e piedi Aurino. Cerca Muscarello. Buglione affrontato da Carbone che leva il pallone al suo avversario. Bocchetti fa scendere Varriale. Gli tocca la sfera. Marmo in scivolata. Grande intervento. Poi Esposito concede una rimessa. Si va con le mani di Bocchetti. Palla dentro. Salta ancora Esposito. Maranta controlla male il rimbalzo del pallone. Fordham per Del Gaudio che ritrova Fordham. C'è anche Fattori. Parte pallone. Fattori, Aurino tutto sull'asse Mastacchioni. E poi segna Buglione. Mostra gli addominali alla Ronaldo. 2-2. Sull'asse tutto dei Mastacchioni con una ripartenza programmata da Del Gaudio. Muscarello va da stanzione. Carbone calcia Murato. Per Buglione sono 17 centri in carriera sbordoniana, dalla decima edizione alla dodicesima. Si va con le mani, salta Scarlatella, palla che arriva ancora a Buglione che prova ad affrontarne un paio. Bocchetti la rimescola. Muscarello non trova un braccio. Vediamo se battono subito gli asmatici. Spazza ancora Bocchetti trovando Muscarello. Squadre lunghe, destro di Carbone. Carbone la dà a stanzione, la gioca ancora Muscarello. Numero di Muscarello che prova a entrare in area dentro. Stanzione liscio, poi Bocchetti. Ancora dentro, stanzione libera Scarlatella da fondo della Roma. Qua un po' troppa superficialità sotto porta. Ho appena controllato che io ho fatto 33 presenze e 5 gol col mio Wimbledon. Una vergogna, devo segnare di più. Aurino, parte il lancio, centrale, Fordham ridà il pallone a Del Gaudio un po' statico. Allora Maranta. Ancora Maranta, punta Fordham, lo salta in qualche modo, Maranta dai numeri, punizione. Va Muscarello, ci prova col destro, pennellato, palla che scende di Angioletti, smanaccia con i pugni. Maranta, ancora dentro, Bocchetti, arriva Scarlatella a metter fuori. Bocchetti con le mani dentro l'area di rigore. De Angioletti ancora altissimo. Fordham, c'è Fattori, è una prateria, però controllone eccezionale. Allora Varriale sbaglia la copertura. Fordham per Fattori in area di rigore. Fattori parte un pallone che non esce e ci arriva invece Del Gaudio dall'altro lato, fa gli straordinari, non riesce a tenere il pallone in campo. Stanzione con le mani. Da questa parte arriva anche Muscarello. Del Gaudio, Muscarello, ultimo tocco il suo, la palla non esce. Stanzione. Va dietro per Aurino, finta, fa saltare
a Vuoto Fattori, poi va Reale. Bocchetti spara il pallone su Buglione, conquista la rimessa che verrà ancora affidata alle mani di Bocchetti. Musca viene incontro, palleggia di testa, arriva Fordham, ma c'è ancora Muscarello in mezzo al traffico. Poi arriva Del Gaudio, scarico per Fattori, si muove Fattori, va da Del Gaudio la piazza, palla vagante, Carbone, Fattori su di lui, Carbone prova a passare su 2-3, Carbone, De Angioletti, era andato di sfondamento, Beppe Carbone, non male, poi qua vuoto Maranta, allora Del Gaudio, parte Del Gaudio, salta il primo, destro Aurino in due tempi, bella giocata di Del Gaudio, ritmo pazzesco, fino a questo momento le squadre stanno correndo tantissimo, va giù Muscarin, va Reale, palla dentro, colpo di testa, vola giù Bocchetti e poi il rinvio di Esposito, ancora va Reale, Fordham col tacco, Stanzione prova a sfondare, Maranta passa Stanzione, prova col sinistro, si va con le mani, Scarlatella va di testa, mettere via, pericolo Fattori, partito Buglione, prova a cercarlo Fattori, una palla tagliata, respinge, scivolata, calcio d'angolo sull'intervento di Varriale, batte Del Gaudio, salgono anche Scarlatella e ovviamente Buglione e Fattori, parte un cross, secondo palo Carbone, quasi pasticcio, può fare rinvio, pescato Muscarello, allarga a Bocchetti, ancora Musca, 1-2 che non si completa, siamo sempre 2-2, Varriale, Carbone, zona tiro, palla per Musca, Musca in aria, mette fuori. Buona Peppe. Ora attacca Fordham, allarga dentro, perde il Gaudio, perde, attenzione ancora, Fattori si salva. Paurino. Sale Muscariello, prova a sfondare di forza ancora lui, scivolata interessante di Esposito che riesce a recuperare questa sfera, poi col tacco riesce a liberare Buglione, grande copertura di Esposito. Prova nel break con le mani, palla dentro, arriva Fattori, Aurino ha battuto. Cono, Fordham e Buglione, entrano Russo e Pinzi, Marzano, occhio. Perché sono usciti comunque due talenti per gli asmatici come Fordham e Buglione. Qui Marmo. Fattori. Marmo. Sale lui a centrocampo. Arriva Marzano. Palla larga. Marmo. Prova a scendere lui. Ultimo tocco di Marmo. Non è mia quella borsa. C'è acqua? No. No. Carbone, Bocchetti. Marmo. Ancora pressione, Muscarello. La finta, c'è Stanzione, palla per lui. Stanzione sinistro largo. Ha messa dentro Fattori. No, stavamo parlando con gli asmatici. Ciao Michele. Ciao Michele, ti zoom. Ti zoom Michele. Fai così. Ciao mamma. 3-2, vantaggio asmatico, non mi distraete più. Posizionato male Aurino però. Posizionato male. E allora vantaggio clamoroso degli asmatici, 3-2, palla dentro, siamo distratti veramente un secondo, che attenzione a questo colpo di testa. Stiamo parlando delle assenze della Roma rispetto alla partita dei Mastacchioni. Mancano Lele Esposito, che sicuramente è uno dei centrocampisti più interessanti della Silver League. E manca ovviamente Altieri in porta. Palla lunga, ma Aurino comunque. Portiere di buon livello. Palla lunga di Varriale, salta Del Gaudio. Stanzione, la gioca in avanti verso Muscarello, protegge, mette dentro, arriva, Stanzione, miracolo di De Angioletti.
Ultima del primo tempo, proveranno a chiudere in vantaggio gli asmatici a sorpresa sulla Roma. Parte il pallone, Angioletti, smanaccia, c'è Muscarello che intanto è crollato giù. Rimessa ancora a Roma, c'è ancora tempo per un'ultima offensiva, palla dentro, saltano tutti. Marmo, mamma mia, mi prende in pieno. Occhio perché ha liberato il contropiede e c'è Fattori, ma c'è Pinz in aria. Occhio a Fattori, Fattori salta il suo avversario. Calcio d'angolo, fallo battere che c'è Pinz in aria. Primo tempo, 3-2. E allora comincia la ripresa. Siamo 3-2 per gli asmatici, da 2-0 a rimonta di 3-2. Occhio a pallone verso Buglione, Maranta su di lui. Prende posizione, arriva Scarlatell. Occhio a Carbone che prova ad andare in area di rigore. Murato ancora un rimpallo, c'è stanzione sull'auto di sinistra che prova a entrare. Una serie di finte a saltare Marmo, non riesce, rimessa ancora Roma. Con le mani Varriale, dentro Muscarello di testa, arriva Bocchetti, pallonetto dentro. Occhio a De Angioletti che stasera non è proprio in formissima. E porta vuota De Angioletti. Ma con le mani. 40 mette fuori. Palla dentro, Marmo di esterno. Vada Pinzi che mette giù, prova ad allargare. Non è un compagno Bocchetti, attenzione Bocchetti. Fa il giro del campo. Vada Aurino. Pressato da Buglione, Aurino sbaglia, Del Gaudio, Pizzi! Non bene, poteva far molto meglio, aveva la chance di segnare il suo secondo gol in carriera. Poi il pallone per Buglione, una frusta che rimbalza. Vediamo un po', reazione Roma. C'è stata una conclusione di Esposito all'area sua con Aurino che era veramente da un'altra parte del campo, per poco non segnava, rimediato coi piedi il portiere. Muscarello, anzi Varriale, prova a girarsi, viene ostacolato da due avversari, poi stanzione, rimette questo pallone in mezzo con De Angioletti che blocca, vediamo se lancia Buglione, no, va dall'altro lato dove stava Del Gaudio, non controlla. Spara Bocchetti, viene murato, Carbone. Ancora Bocchetti, tunnel! Anche se arriva subito Buglione a recuperare la sfera. Fattori, numero di Maranta, c'è mano, c'è già battuta. Muscarello supera il suo avversario, ha battuto, punizione al limite. Caccia Muscarello, barriera 2. Vediamo un po'. Parte Musca, traversa, non entra. Colpo di testa di Carbone, palla rinviata, molto sfortunato Muscarello. Colpo di testa di Varriale, Buglione sale al terzo piano, sfida l'altro Varriale. Ancora Buglione, mette il pallone fuori, rimessa per la Roma che sta accelerando. Scarlatella contro Muscarello, rimessa per la Roma. Palla dentro a Campanile, salta Varriale. Sta arrivando Fordham che cerca Fattori, la palla esce fuori. La rimessa ancora per Buglione. Fordham leggermente spinto. Altra rimessa per la Roma, Bocchetti con il pallone, Muscarello ignorato, salta Esposito, palla altissima, colpo di testa, rimane lì De Angioletti, smanaccia due volte, incredibile, liscio, e poi Fordham, escono gli asmatici, che bordello lì in aria. Lancia Scarlatella, palla dentro, colpo di testa di Buglione a due passi alla linea di porta sul fondo. C'è un errore. Muscarello lotta contro Marmo, lo salta, palla dentro, Carbone tutto solo, esterno della rete. Palla che scorre, sarà a fondo, batte Aurino. Sempre 3-2 asmatici, tutto nel primo tempo. Anzi, no. Sì, tutto nel primo tempo. Del Gaudio, uno contro uno, arriva Marmo a dargli una mano, sbagliano gli asmatici, sale Muscarello affrontato da Forda, Muscarello lo salta, si stende, scivolata, Esposito conquista il fondo, il massimo. Muscarello controlla il lancio di Aurino, arriva Esposito due volte, ancora Muscarello, ancora Esposito che prende il suo avversario come un punch ball. Busca, va sul fondo, mette in mezzo, svirgola,
Scarlatella, ma calcio d'angolo. Parte il pallone. Tutti che saltano. Carbone. Buglione col tacco. Poi Fordham la nasconde e prova il pallone verso Buglione. Chiude la Roma che sta attaccando a testa bassa. Marmo va al rinvio. Vediamo se pesca Buglione. Dal nulla va Reale, va al rinvio. È una palla altissima. Tattico. Scarlatella va a fare quello per cui è nato, la punta. Buglione va a centrocampo, sì, sempre centrocampista, ma è Fattori che giocherà terzino sinistro, no? Gli dà il 5 e lo manda dietro. È finita la carriera di punta di Scarlatella in 18 secondi. Peccato. E allora Aurino va al rinvio. Scarlatella non arriva. Carbone, Marmo, ancora Carbone, la tocca Stanzione, 1-2, palla a Carbone, zona tiro, palla che rimane lì, Muscariello, palo, rete, pareggio Roma, 3-3, stavolta Musca non sbaglia. E allora 3-3, è pareggiato la Roma, il gol era nell'aria, Scarlatella decide però di darla a Stanzione, ora un po' di confusione lì dietro per gli asmatici, subisce un calcio Fordham, palla dentro l'aria, salta Maranta, poi Bocchetti cerca un lancio lungo, Scarlatella copre, Muscariello rincorre, sarà a fondo. Angioletti, bello il pallone per Buglione, controllo, si gira, perde la sfera, attacco verso Muscariello, prova a sfondare, Scarla lo chiude, Buglione riparte, palla a Fordham, Fordham dentro, si muove Fattori, al limite dell'area, c'è il rinvio, Muscariello, non aggancia, Varriale, nel nulla, Bocchetti raccoglie, Scarlatella interviene, fa Buglione contro Maranta in questo duello, palla che esce rimessa per il giocatore della Roma. Con le mani Bocchetti, Fattori prolunga, spara a Stanzione, un tiraccio. Spara lungo del Gaudio, occhio al taglio di Buglione, Aurino. Maranta, Bocchetti, poi Muscariello va da Carbone ancora dentro, buca il pallone Scarlatella, di Angioletti però salva, poi liscia, troppi pasticci. Bocchetti, finta su Fattori, poi palla dentro, Scarlatella contro due, Musca recupera, Scarla lo affronta, mette il pallone in rimessa, soffrono gli asmatici in questi minuti. Batte Bocchetti, dentro con le mani, salta Buglione, mette fuori, con questo intervento, Scarlatella, Carbone, si coordina, limite, fondo. Allora ancora Carbone lì in mezzo al campo, cerca il pallone a Muscariello, si prolunga anche Stanzione, Musca finta, prova ad affondare, si ferma, esagera, Buglione ruba, rimessa, Carbone, Muscariello, no, bravissimo Esposito che ruba il pallone, affonda per Fordham sul fondo, ma che giocata di Esposito, mamma mia. Del Gaudio, Carbone ancora, Del Gaudio sinistro, fuori di nulla, attaccano gli asmatici, palla difficile da gestire, comunque esce bene la Roma, attacca Varriale, va da Stanzione, Muscariello in area di rigore, affrontato ancora da Esposito, Stanzione crossa, rinvia, Scarlatella sul piede di Fordham, 2-3, una cannonata di Fordham per Del Gaudio, lancia Aurino, bucano tutti la sfera, non Muscariello che palleggia in mezzo a due, Scarlatella mette il corpo davanti, poi in qualche modo Varriale dentro, Musca di testa, De Angioletti sembra un tergicristallo, va a destra e sinistra e poi va giù Stanzione, contatto molto lieve, parte il pallone che passa, attraversa tutta l'area, Fordham, Fattori, prova a salire lui e poi la tocca male, Carbone si gira,
Sono in 5 della Roma da questo lato. Bocchetti scodella proprio dove non c'è nessuno. De Angioletti, siamo negli ultimi 8 minuti del match ed è 3-3 risultato. Fordham fuori. Muscariello cerca la porta, palla respinta, ancora Musca fuori. Aurino si prende l'incarico di questa punizione, tutto fermo. Allora ripropone la punizione Aurino, palla lunga. Stanzione non arriva a fondo. D'Angioletti lancia il pallone, morbido, Fattori di testa, prolunga, Maranta legge. E poi stanzione, Buglione, rimpallo, Fattori fuori. Variale. Parte qualcosa, diventa una specie di tiro. D'Angioletti smanaccia Marmo per Pinzi, che è una prateria. Cerca un pallone morbido, Fordham, Fordham ancora Pinzi, vediamo se la prende. Calcio d'angolo. Batte Fordham, sale anche Scarlatello, occhio al finale. Occhio Buglione, Scarlatella, non sale Fattori, ora sì, gli dicono buttati dentro, palla per il colpo di testa che non arriva a Buglione. E allora prova a distendersi la Roma con velocità, Bocchetti, Muscariello, si porta il pallone, si accentra, trova qualcosa, arriva Varriale, tocca per Bocchetti, cerca un pallone, sbagliato. C'è un lancio lungo, si addormenta qua. Varriale, Sciaurino che poi va col destro in avanti, palla che taglia il campo, va fuori. De Angioletti, va il rinvio, attenzione, non si vede. A te, palla che rimbalza. Sciaurino, stanzione, pallone deviato, Buglione, stanzione, attenzione che si rincorrono, c'è una specie di tunnel ancora, una mischia, e poi si arrabbia. Le mani, palla dentro l'aria, occhio a De Angioletti, blocca la sfera e fa partire i suoi, tacco volante del Cialanoglu, arriva Fattori, se la porta avanti la perde, arriva anche Scarlatella che no, butta la palla fuori un po' a caso. Recupero, calcio d'angolo Roma. Batte stanzione, vuole chiudere con una vittoria la formazione di Carbone. Parte questo pallone, ha vinto solo la prima uscita stagionale, anzi forse la seconda. Palla dentro, Muscariello palleggia, vanno in due a chiuderlo. Esposito ruba la sfera, però esagera, va giù, forse c'era fallo lì, signore. Marmo alza un campanile, Carbone dentro, palla che arriva a Bocchetti, porta vuota. Mamma mia che si è divorato stanzione qua, E allora provano gli asmatici a chiudere in attacco. Fordham la gioca, Fattori, Aurino, così e così, poi la tiene. Lancia con le mani, altissima, De Angioletti può riproporre una palla lunga. Palla con la mano destra, Barriale, mani, ma si continua, Fordham colpisce Buglione. Tanti pasticci in questo momento della partita. Bocchetti dentro, salta Esposito, ancora con le mani dentro, Musca, Bocchetti, frusta in mezzo, colpo di testa, colpo di reni di De Angioletti, batte Bocchetti di tacco Fattori, altro corner per la Roma che sta cercando il vantaggio finale. Dentro Musca, Esposito devia angolo, altro calcio d'angolo. C'è Aurino che è sulla tre quarti di campo, palla dentro, colpo di testa di Varriale. D'Angioletti può anche tirare, porta praticamente vuota, lancio Aurino a metà strada, Fordham, e la rimessa è per la Roma. Si va con le mani lunghe di Bocchetti, ma Muscariello protegge, Barriale, affrontato, deviazione, 3-3, chiude con il quinto pareggio stagionale la Roma, primo per gli asmatici.
Ragazzi, si conclude la prima avventura al calciotto della Silver League per voi. Gli asmatici salgono a 4 punti, la Roma sale a 8. Partiamo prima da Dangio. Dangio, comunque esperienza abbastanza positiva per i tuoi, perché hanno lottato comunque su ogni fronte. Hanno straperso solamente con i Galatasaray. Poi ve la siete giocata un po' come il mio Wimbledon, abbiamo perso tutte le partite, però ce la siamo giocata. E di costruzione? Questa esperienza costruttiva? Sì, molto. Diciamo, peccato, alcune partite stavamo sopra e ci siamo fatti recuperare alla fine, è un peccato. Però... Senti, partirà la Coppa di Silver, è un obiettivo per questi asmatici o devono ancora crescere per portare qualche trofeo a casa? È ancora lungo il percorso per una Coppa, per ambire a un titolo, però... Ci proviamo. E allora, complimenti a D'Angioletti, mistico anche quest'oggi, straordinario. E allora magari lo ritroveremo con i mastacchioni per quella sfida in testa alla classifica. Maranta, una Roma che colleziona 5 pareggi, una vittoria e una sconfitta. Ci aspettavamo di più. Eh sì, per come eravamo partiti, come erano gli obiettivi quest'anno. Che è successo questi pareggi? È mancato Lele, che è un uomo importante nella nostra squadra. Siamo calati un po', non resistiamo tutta la partita in campo. E allora la qualificazione nemmeno ai preliminari di Champions per la Roma, che salgono 8 punti, non bastano. Allora la Coppa di Silver potrebbe essere un obiettivo per portare almeno un trofeo a casa. Complimenti a Maranta, in bocca al lupo, non so quando ci vediamo, tra 1-2 settimane. Ciao Maranta. Facciamo la Coppa Italia, eh? Sì, Coppa di Silver e poi Coppa Italia. Va